Avete mai avuto l'impressione che la vita sia tutto un déjà vu? Perché io questa impressione ce l'ho spesso ultimamente. L'impressione sia già stata in un certo luogo. Ma qua c'è stato davvero, cazzarola. Me lo sognerò di notte per anni, mi sa. Vi spiego perché sono tornato qui. All'inizio si parla, e si parla forte. Cioè, non molto forte, perché ho paura che lì ci sia qualcuno, che hanno appoggiato l'asciugamano, vedete lì. Magari lì ci vive qualcuno. Comunque, vi spiego. Allora, ho tante di quelle robe da spiegarvi che non so da che parte iniziare. Mi tolgo i sudori. Ah, sì, gli occhiali. Beh, quasi quasi vi parlo anche di questo, perché ne sono così contento. Quando gli occhiali belli, diciamo, no? Quelli in HD che sto usando adesso, fra l'altro, spero che si vedano bene, mi si erano spaccate le batterie e tutto, ho ordinato le batterie nuove. Ma questa volta ho avuto un'idea geniale, che è il classico uovo di Colombo. L'uovo di Colombo si contraddistingue per il fatto che è un'idea geniale, ma anche apparentemente semplicissima. È quel tipo di idea che quando te la fanno vedere, tu dici, oh, ma ci avrei pensato anch'io, era ovvio. Guarda il dito. Tu devi dirlo prima, no dopo. Dopo ci riescono tutti a dire, ah, sì, sì, l'avrei fatto anch'io. Prima, molto prima dovevi dirlo per essere credibile. Sono idee apparentemente banali che però a volte uno non ci pensa. Guardate la mia idea per risolvere il problema delle batterie e della durata degli occhiali. Adesso passo alla videocamera. Osservate. Questa sembrerebbe la solita batteria, attaccata esternamente, ma guardiamo meglio cosa c'è qua. Se riesco a inquadrarlo. Che cos'è questo? È un connettore GST, bla bla bla. Ma il punto è che è un pimpignegolo. È un pimpignegolo grazie al quale io praticamente posso cambiare la batteria agli occhiali. Batterie intercambiabili, capito l'idea? Invece di portarmi dietro lo zaino pieno di occhiali di riserva, mi porto questi occhiali soli, questi qua, che sono i più belli fra le altre cose, e batteria di riserva. E poi microcar di riserva, beh, la microcar qua non si vede. In questo semplice modo, adesso chiudiamo qua e ritorniamo agli occhiali, con questo semplice sistema, anche se mi dà fastidio il pimpignegolo all'orecchia, ma vabbè, non può essere perfetto un piano così diabolico. In questo modo io ho una durata pressoché illimitata degli occhiali. Basta che mi porto dietro tante batterie. Le batterie che sto usando sono queste, che non sono le solite che usavo prima, perché non c'erano più, sono fuori commercio, perché erano usate per un... Oh, non mi ricordo, dai, uno di quegli aggeggiotti iPod, bla bla, fuori commercio. Ho preso queste, che sono molto simili a quelle dell'occhio di Dio, ma queste sono del Sima, che sarebbe un drone. Però ho visto che come dimensione, che seguono la forma della stanghetta, 1100 mAh, non so niente male. Questa dura 2 ore e 20 per gli occhiali. Ho dietro questa, oltre a quella che ho inserita, ho già 4 ore e 40, che ci stanno tutti nella microcar 32 giga. Quando andrò a fare l'esplorazione super difficile, super lunga, soprattutto a Lumetra, mi porterò dietro 4 di queste, ne ho già ordinate altre 2, e un'altra microcard vuota tra 32 giga, potrò arrivare a 9 ore e qualcosa. E qualcosa, e 9 ore, capito? 9 ore di autonomia, cioè mi copro tutta la giornata senza problemi. Poi non preoccupate, non è che faccio vedere tutto. È che io mi sento come in compagnia quando ho gli occhiali accesi, per cui mi fa piacere averli anche quando sono, in treno, quando faccio gli spostamenti dal treno lungo l'Adige, devo fare 4 km per arrivare a sta fabbrica. Per cui, insomma, con gli occhiali sembra che vada tutto bene, adesso però vediamo che funziona davvero, ma ho già fatto un test in solitaria l'altro giorno e sono andati avanti per 2 ore e mezza con una singola batteria. Ma il motivo per cui sono qua non è per parlarvi degli occhiali, ovviamente, a me mi dà un fastidio pensare che lì c'è gente che mi ascolta, ma vabbè, non importa. Ovviamente col moschito è un capitolo chiuso. A questo proposito voglio spiegarvi, perché so che molti hanno detto, giustamente, perché è un pensiero molto ragionevole, perché tutte queste cose, questi calcoli, vai lì, suona il campanello e te lo fai dare, e in un attimo è tutto risolto. Sì, però come vi ho spiegato e avete visto nel video precedente, già arrivare al campanello di sta villa è un'impresa storica, tutte le strade sono private, tutto blindatissimo. Oltre a questo, io mi sono fatto l'idea, avendo io un sesto senso, che queste persone ci tengono un po' alla privacy. È un eufemismo ironico. Cioè, questi qua si sono blindati dietro 3 reti, una col filo spinato tipo Stormtrooper, un'altra più che altro una barriera per che non si veda dentro, e un'altra ancora interna. Tutte le strade le hanno messe private.
C'hanno un cane feroce che risponde a citofono, perché loro non vogliono neanche rispondere. Quando sento un citofono si nascondono sotto il letto. Mi sono fatto l'idea che siano persone poco socievoli, che ci tengono molto alla privacy e forse un po' paranoiche. Ora io ho questa idea che se queste persone che ci tengono così pazzamente a non farsi scoprire, a vedere, scoprono che un oggetto volante con una telecamera attaccata è andata nella loro proprietà, magari la prendono un po' male, perché ho questa idea che loro non sarebbero così ben disposti nei miei confronti e forse hanno già distrutto il drone a martellate. Ma noi comunque siamo qui nell'ipotesi in cui non l'abbiano trovato, solo in quella ipotesi. E vi spiego adesso perché questa ipotesi non è del tutto irragionevole. Rimuginavo su una cosa, no? Mi chiedevo, ok, io ho provato col locator un po' lì, poi quando sono riuscito ad andare da quella, nella parte più lontana da quella parte lì, e non l'ho beccato, anche perché magari con la pioggia si è spappolato, che è una possibilità anche quella. Però mi chiedevo, non è che vedendo il video che ho girato con questi occhiali quando sono partito da qui col drone, che a un certo punto, no? Io ero andato lì dicendo, Dio, Dio, dove va, dove va? Ero andato circa fino qua, vediamo se ricordo la stessa inquadratura, sì, ero più o meno qui, e ho visto il drone lì, che però voi non avete visto. Non l'avete visto perché il video che io mando su YouTube è ridotto di dimensioni e compresso, perché sennò ci metterei dei giorni a fare l'upload. Così invece ci metto solo 5-6 ore. Però io avevo gli occhiali, il video originale, e questi occhiali sono 1080p, hanno una risoluzione enorme che riempie tutto lo schermo. Sono andato a rivedermi... Oh, le formiche si mangiano le pere. Sono andato a rivedermi quel frammento di video, tutto schermo, e sono riuscito a vedere il drone. Ah, abbiate pazienza, vi devo raccontare queste cose. Perché se non racconto a voi, chi le racconto, insomma? Io all'inizio credevo che il drone, quando ero lì in diretta, capito, quel giorno, scendesse in verticale, pensavo, ve l'ho anche detto, ma che fa? Gli ho detto, ritorna a casa, sto qua a terra in mezzo alle vigne. Quando poi ho rivisto il video, con più calma, perché sono fuori di testa io quando faccio cose col drone, mi sono accorto che il drone non stava scendendo in verticale, stava venendo verso di me. È per quello che non percepivo la direzione, perché veniva verso di me. Ma guardando meglio mi sono reso conto che si stava muovendo da est, lì c'è l'est, a ovest, che è qua. Stava tornando veramente a casa. Allora che cosa ho fatto in quel video? Ho guardato anche un'altra cosa. Ho guardato quelle rare volte in cui abbassavo lo sguardo e si inquadrava il monitor con la telemetria del drone e ciò che mostrava, e beccando pochissimi fotogrammi, perché ovviamente il più l'ho passato con il naso all'insù a guardare il drone, ma per qualche istante ho guardato anche il monitor, e ho scoperto che aveva beccato l'RTH, cioè c'era RTH in alto a destra. Aveva preso il ritorno automatico, stava tornando a casa, stava andando nella direzione giusta, stava venendo verso di me così, in linea retta. E allora ho fatto dei calcoli. Visto che lui stava realmente tornando a casa, aspetta, qua c'è 2000 robe, stava tornando a casa e io ho saputo dal GPS l'ultima posizione valida, conoscendo due punti di una retta tu puoi calcolare il coefficiente angolare, cioè in pratica la retta. Io quali punti conoscevo? Questo qua di arrivo, perché mi ricordavo che era a metà tra quell'albero e questo, e poi il punto GPS che mi ha dato. Allora ho fatto una bella cosa, ho stampato una mappa di Google, ho preso un righello, cioè in realtà sono da Photoshop, insomma, ma è più bello dire preso il righello, e ho tirato una riga. Questa riga mi dice il percorso esatto che ha fatto il drone. A un certo punto lui era qui, ma lui voleva andare qui. Vedete, qua io sono qua sotto. Questo è un albero, che è quello lì. Questa è la cosa bianca, almeno credo, non avrebbe sbagliato. Ma sì, sì, questa stradina bianca è questa subito qua sopra. Lui stava andando da qui a qui, per cui io posso sapere il percorso. A questo punto queste X bianche dicono i punti un po' alti dove potrebbe aver toccato, non può aver toccato qui, perché un'altra cosa che sono riuscito a scoprire guardando per pochi istanti il monitor è che era 27,6 metri d'altezza, che sembrano tanti, però bisogna considerare che sono calcolati partendo da qui e non del suolo che ha sotto lui, per cui da qui a lì io non lo so, francamente non lo so, potrebbero essere 10 metri magari, quindi magari era 17 metri sopra le vigne e sopra la casa, che comunque non sono pochissime se vogliamo. Potrebbe aver toccato il bordo di questa casetta col tetto nero, oppure potrebbe aver toccato queste vigne che non so quanto sono alte, oppure la palizzata, oppure un'altra cosa. Visto che non riuscivo a capire dall'alto l'altezza di queste cose, mi sono stampato un'altra mappa, quella in 3D, perché Google permette anche di passare in modalità 3D. Con la modalità 3D, qua purtroppo non c'è il colore perché ho comprato la cartuccia nuova del colore, l'ho messa dentro e non fa niente, me l'ha venduta taroccata.
Qua vediamo un'inquadratura opposta, no? Qua è nord e sud e nord. Praticamente vedete, questa è tutta la cosa che si vede qui, cioè, in pratica si vede di così in effetti, però da un punto che è alle spalle della casa. Lui era qui, proprio qua non si vede perché questo era rosso in origine, ma poi è venuto grigio scuro. Lui era qui e voleva andare dove? Voleva andare qui, nel punto di arrivo, di punto di partenza che poi diventa il punto di arrivo. Quindi in questo tragitto lui potrebbe aver toccato la casa, che però vedete quanto è bassa, che non si vede bene perché è tutto uno schifo senza colore, ma è una casettina minuscola questa, non è una casa alta. Le vigne sono anche molto basse. Alla fine che cos'è che c'è di alto dove potrebbe andare a sbattere? Ho preso un'altra immagine 3D che mi ha dato un'altra idea. Qua siamo di nuovo da questo punto, vedete? Qua c'è di nuovo il percorso. Vedete quanto è bassa questa casetta? Qua si vede meglio. È una casa a un piano, o due piani al massimo. E lui... ho già lasciato libero il cane, interessante questo, eh? Forse si sono accorti che era andato su nel campanello e quindi dicono stanno per venirci a prendere, perché secondo me sì, sono un po' paranoici. È per quello che per me non è così agevole andare lì. Non trovo persone tranquille, normali e socievoli. Trovo gente che spara a chiunque si avvicina alla casa. Comunque, torniamo al nostro discorso. Lui, da qui che era posizione GPS, voleva andare qui, che vabbè, qua in realtà è un po' fuori dalla mappa, ha fatto questo percorso, secondo me è passato sopra questa casetta che è così bassa. Ma sapete cosa potrebbe avere beccato? Questo albero. Questo albero è una cosa bellissima, che è fuori dalla proprietà privata, grazie a Dio, qualcosa che non è nella proprietà privata. Questo vuol dire che a livello teorico potrebbe essersi infilato in questo albero, il che sembra pazzesco, lo so, ma il fatto è che io stavo qua sotto, ancora sotto questa stradina, qua non mi si vede, ero qui, io l'ho visto quando era in alto qua. Quando poi si è avvicinato era coperto da questo promontorio, ho perso il contatto e ho perso il contatto visivo. Io non sapevo più dov'era, ma lui potrebbe essermi andato alle spalle e essersi infilato in questo albero. Ovviamente lo so, ci sono dei dubbi, molti dubbi, uno fra i quali è perché non beccavo più niente, che qua l'albero sarebbe vicino, perché secondo me c'è in mezzo questi terrapieni che mi toglievano ogni contatto. Quando poi ho riacceso il controller non ero qui, ma ero molto più da questa, dove c'è la panchina laggiù giù in fondo. E quindi anche quello, con tutti questi alberi in mezzo, potrebbe essere sufficiente a impedirlo. Comunque, insomma, questo è un tentativo da fare, no? Secondo i miei calcoli lui o è andato a sbattere su quest'albero, magari si è infilato in quest'albero, oppure addirittura ha beccato la palizzata e potrebbe essere attaccato alla palizzata in questo punto. Talmente attaccato che col sistema della canna da pesca potrei recuperarlo. Adesso facciamo questo pallido tentativo, perché era una cosa che volevo provare a fare. Fra l'altro, vedete, le possibilità di ritrovarlo sono ovviamente remotissime come sempre. Ma c'è una cosa ironica, io so che la sfiga, che io credevo fosse Satana, e forse lo è, ma vedremo un po' più avanti, la sfiga ha il destino, più che altro, cioè ha un suo bizzarro senso dell'umorismo, non ti fa solo star male, ti vuole rosicare, far rosicare, fa cose strane, contorte per farti stare peggio, no? A me faceva sempre così, vi racconterò degli aneddoti pazzeschi un giorno. E in questo senso, sapete che cosa è successo? Vi dicevano che io non ricompro il moschito finché non scende il prezzo, perché era 220 euro su Banggood e io non voglio comprarlo da Jigbine perché fa schifo. Allora ogni tanto andavo a rivedere su Banggood, no? Sperando che diminuisse un pochettino. Insomma, un giorno vado lì 220 euro, il giorno dopo vado lì 160 euro, hopla, 60 euro in meno, così, da un giorno all'altro. E a sto punto l'ho comprato, l'ho già ordinato. L'ho ordinato anche perché era una promozione di solo 3 giorni, il 5, 6 e 7 settembre. L'ho ordinato subito. Perché di Banggood mi fido, loro mi fanno pagare spese doganali in più, eccetera, no? Per cui, insomma, io ormai sono già sistemato. Mi arriverà il mio nuovo moschito. E voi capite che beffa se il giorno dopo averlo ordinato vengo qui e trovo quello vecchio? Me fa rosicare. Ecco perché potrei trovarlo, per farmi rosicare. Anche se detto tra noi che non mi senta la sfiga, io sarei anche contento di trovarlo, perché sarebbero pezzi di ricambio, non c'è meglio di niente. Comunque adesso dai, facciamo questo esperimento. Qua non si tratta di entrare nella villa, di fare cose brutte, si tratta di vedere se in quest'albero, che bisogna capire però bene qual è, la mappa devo tenerla fuori, aspetta, perché non è così ovvio capire l'albero giusto. C'è una mappa che è più chiara delle altre. Sì, è questa la mappa più chiara delle altre. È un tentativo, dai, provo anche a usare il locator, anche se dopo tutte queste giornate di acqua e così è ovvio che si sia spappolato per sempre. E difatti ho anche deciso, e ho fatto già in realtà,
una modifica all'occhetto anche del Desire, perché pure col Desire ho fatto questo esperimento, il drone si mangia tutta la batteria e non rimane più per il locator dopo. Per cui no, devo mettergli, e gli ho messo una batteria autonoma solo per il locator, ricaricabile, che si possa ricaricare anche così senza smontarlo. Così c'è una sua autonomia di diversi mesi, il locator a sé stante rispetto alla batteria del drone. Tante cose ho fatto. Adesso niente, sperando che non troviamo le persone che stanno facendo il bagno. Cos'è sta cosa? L'asciugamano? C'è la doccia? Vabbè, insomma, adesso vado su. Vado su e andiamo, cerchiamo di capire qual è di questi alberi, perché non è così ovvio. Ah, guarda, quelli che fanno footing. Sono tutti e due pelati. Niente di male, ma è strano che vanno in giro in coppia i pelati. Pelati cirio. Perfetto. Allora, io sono... No, questo è il punto che ho fatto partire. Io sono qua sotto. Adesso vado su di qua. Il punto, possiamo riconoscerlo come il punto dove qua c'è questo tondo, quasi la parte più a nord di questa curva della tastradina, però tra due alberi grandi. E questo qui mi sembra di gran lunga il più grande in questo punto dove la stradina fa la gobba più a nord. E si spinge anche un po' verso oltre questo bordo bianco, vedete? Quindi dovrei trovare subito questo albero. E dovrebbe essere o sull'albero o nella palizzata, purtroppo sarebbe all'interno della villa, ma comunque così vicino che se allungo la manina così faccio tac. Insomma, beh, gancio a cielo. Lì bisogna studiare un po' meglio il sistema, ma andiamoli a vedere, dai. Che sera mai si trova. Qua si vedono bene gli occhiali, perché dato che per fare tutti questi lavori ho dovuto... Ah, ma adesso sto tornando su. Aspettiamo un attimo, va. Perché mi sa che forse è il loro asciugamano per asciugarsi del sudore. Allora, facciamo una bella cosa. Si sta rompendo lo sgabello, che peccato. Guarda, si sta staccando. Era così bello sto sgabello, così comodo. Vabbè, vedremo. Adesso vengono su, vabbè. Facciamo finta di niente. Forse vengono proprio, c'è lì l'avamposto per... Magari me l'ha rubato loro la bottiglietta. Ma hanno rubato loro la bottiglietta perché io l'avevo lasciata proprio lì, là sopra, secondo me. Sì, però è seccante se vanno avanti così tutto il giorno, perché io devo lavorare in pace qua. Per tirarla giù dall'albero, se posso andare sull'albero, ci si mette un sacco. Niente, per quello facciamo così. Adesso facciamo un attimo di pausa e dopo andiamo lassù. A tra poco. Allora, siamo qui, la stradina, la parte più a nord tondeggiante è questa, e qui, accidenti, secondo i miei calcoli è l'albero più alto, dovrebbe essere quello. Bisogna andare su quel muretto che ci si passa da lì. Facciamo una prova anche con la Keitro, anche se fa ridere, ma dai, ci facciamo una risata, eh? Una risata. Dimmi che sei su quell'albero lì, perché in effetti quando ho provato il locator ero laggiù e lo indirizzavo da quella. Dai, locator, fai il miracolo. E che poi oltretutto sicuramente si è spappolato il locator, no? Cioè il locator che stava sul moschito. Per cui no. Ovviamente non la può beccare. Anche perché, bestia, no, il prossimo moschito, quando mi arriva, farà una bella cosa. Attacco il locator, però lo metto con una batteria a parte e guardo di sigillarlo molto per quel che riguarda l'acqua. Capite la mia idea geniale? Non posso sigillare tutto il drone, perché che c'entra il drone in saleli, che c'entra, non è che posso... A cazzo che sono, stronzo! Devo mettere un segnale, sennò poi non lo trovo più il posto giusto con tutti questi alberi mentre ci cammino sopra. Aspetta un attimo, dai. Oddio, che imbecille che sono. Che stupidissimo che sono. Cos'è che era? No, niente, devo tornare giù. Devo tornare giù perché se non riesco a capire dalla prospettiva. Oh, mamma mia, che imbecillone che sono. Dai, torniamo qui. Ecco, adesso l'ho vista qua. È qua, però... Sì, oddio, forse sono questi due. Dov'è che è l'altra mappa? Non è così facile da capire, anche perché gli alberi crescono. La mappa di Google è fissa, dov'è che è? Allora, io sono qui più o meno, no?
e sto guardando da questa. Lo spazio dove ci sono più vuoto è questo qui, in effetti. Però quest'albero è piccolissimo. Queste reti sono abbastanza alte. L'albero più alto, invece, più grosso, è questo. Ci sono anche degli alberi di cazzarola, però quelli dovrebbe averli evitati, perché veniva da quella in questa direzione e doveva andare laggiù. Aspetta, aspetta un attimo, che devo capire. Questa curva così, cioè dopo incomincia a scendere, no? Qua incomincia a scendere, quindi io sono qui, dovrebbe essere questo. Però come faccio poi a capire? Devo mettere qua un segnale, perché poi quando sono lì attaccato non mi sembreranno tutti uguali. Devo mettere lì qualche cosa, qua dove c'è sto palo. Devo mettere lì qualche cosa che possa riconoscere. Sì, però qua non ci riesco. Qualche cosa che non me ne rubi nessuno, però. Cos'è che potrei mettere che non ruba nessuno? Qua ci sono un mese di sudore in decomposizione, per cui ho fiducia che neanche un maialo. Però dopo riprendo il mio fazzoletto, che sudo sempre io. Perfetto, vedete come organizzo bene tutto. Qua si vede proprio il buon apporto strumento educativo. Cioè io avevo il manuale già in marmotta da bambini, mica cazzi. Gli altri leggevano Topolino, io conoscevo tutti i nodi del stribecolo, ripulire, come si dice, non so neanche come dirlo, una volta lo sapevo fare, adesso non so neanche come dirlo, come si dice, che tu hai l'acqua che non puoi berla e la fai diventare che si beve, dai, togliere il sale dall'acqua, ecco, la desalinizzazione dell'acqua, tutto imparavo dal manuale Giovanni Marmotta, ero bravissimo quella volta lì. Adesso niente, ci fa una passeggiata così, finché trovo il fazzoletto, trovo il fazzoletto e sono nel punto giusto. Comunque stavo dicendo che con il moschito, a sto punto anche col desire, anche se quando l'ho fatto mi sono dimenticato, userò un sistema geniale, quello di impermeabilizzare alla perfezione la batteria personale del locator e tutti i contatti elettrici con la gomma, proprio in modo tale, guarda, non è che casco giù, adesso mi faccio un po' male, in modo tale che potrebbe anche finire sott'acqua praticamente sto locator. Ecco, lo vedo il fazzoletto, però qua è scomodo andare. Qua è un po' scomodo andarci. In modo che potrei riuscire, potrei anche cadere una pozza d'acqua e ancora funziona. Persino sott'acqua lo faccio funzionare. Guarda un po' te, ve lo faccio funzionare io, lo credo. Così non mi devo preoccupare se poi piove, no? C'ho lo zaino. Oh, ok. Oh. Ai, wow, ma cosa sono tutte le che pungono? Adesso togliamo le attrezzature, perché io faccio anche attrezzature per recuperarlo dagli alberi, no? Oh, ho beccato l'unico pezzo di sole. Eccolo qui. E mo lo uso. Sono sulle bestie. Ma sì, questo è un tentativo ridicolo. È che a me interessa queste cose, non la logica. Tu all'inizio pensi, come faccio a saperlo? Cioè, sapete quando uno fa quella voce un po' da scemo, come faccio a saperlo? Non si può. In realtà si può sapere tutto, hai un po' di informazioni, ci ragioni sopra, le colleghi, raggiungi un risultato. Come credete che faccia Dio a sapere tutto? Lui ha un sacco di informazioni. Lui per esempio è in grado di capire se una cosa si sposta, per esempio se noi avessimo una scatola, no? Tipo scatole scarpe, ci mettiamo dentro una pallina da tennis qua, poi mettiamo sul coperchio, non vediamo più la pallina, giusto? Però se noi facciamo così con la scatola, io so che la pallina è qua. Non l'ho vista muoversi, ma proprio come Dio, avendo tutte le informazioni e le conoscenze della fisica, io so cosa succederà. Io non sono proprio come Dio, perché ovviamente non è che conosco tutti questi movimenti delle palle, eccetera, qualche volta faccio girare io, però non è fisica quella, è incazzatura proprio. Però avendo informazioni, con le informazioni che ho ottenuto io, so la traiettoria che ha preso il drone. Non è l'unica possibilità, ovviamente. Se fosse stato bassissimo potrebbe aver anche colpito il tetto di quella casa gialla, nera. Vedete? Ma secondo me da qui a qui non dovrebbero essere più, diciamo, di 15 metri, forse anche meno. Era 27 metri di altezza, ne rimangono 12. Questa casa non è alta 12 metri, è più piccola. Quindi questa levitata, le vigne levitate, è qui che trova la barricata e forse l'albero.
Beh, questo albero non è neanche tanto grande. Ah no, è quello. Cazzarola. Vediamo un po' questo albero, dai. Vediamo un po' questo albero e tiriamoci giù questo moschito. Vediamo un po'. Oddio. Oddio, qua c'è un punto in cui si vede attraverso la rete. I loro terribili segreti sono stati svelati. Questo è interessante. Dovrebbe essere qui Druni. Lo vedi qua tu? No. E qui vediamo se c'è Druni. Moschito? Aspetta, dov'è che cazzo che mi perdo sempre tutto? Dai, vieni qua Borsello, che c'è un locator qui. Le probabilità che funzioni sono remotissime, ma io ci provo lo stesso, dato che ce l'ho dietro. Che sono ste bestie? Che da noi si muore per le zecche, ti portano delle malattie terrificanti le zecche. La meningite. Io sono immune a tutto, per fortuna. Una volta una zecca mi aveva beccato, l'ho grattata via unghiate. Poi quando il medico l'ha saputo mi ha sgridato, mi ha detto, non si fa così, gli ha lasciato dentro la testolina, e che mi devo preoccupare della buona salute della zecca, cioè sta stronza mi morde, io lo stacco a destra, no? Ma i medici non le capiscono queste cose di vendetta. Ma io sono italiano e per me la vendetta è molto importante. Dove sei, moschito? Fai finta di non esserci, ecco il vecchio trucco di far finta di non esserci. Vedete che non sono molto alte queste vigne. Lui veniva da lì in pratica. Era 10 metri come minimo d'altezza. È che qui vado a vedere, insomma, se non mi dà più segni di vita, che faccio? Scuoto l'albero? Lo scuoto. Adesso lo scuoto, però mano a mano che vado avanti perdo fiducia in questo mio piano diabolico. Senti, tu non mi morda, sei un albero. Lo scuoto un cazzo, questo è un tronco mostruoso. Stai venendo giù, moschito? Era un tentativo, non è che io volessi trovarlo per forza. E qui, se fosse qui, cascato in questa zona, perché potrei aver sbagliato qualche metro, no? Potrebbe essere un po' più in qui, un po' più in lì. E che qua non riesco a vedere bene sopra. Ah, aspetta, che io ho tutte le attrezzature. Adesso allestiamo un'altra delle mie attrezzature da esploratore No Limit. Comunque no, quella è la traiettoria che ha fatto. Fra l'altro, in quelle rare volte che abbassavo lo sguardo con gli occhiali, no? E inquadravo il monitorino che va davanti, ho potuto vedere, anche se sgranatissima, vi faccio vedere un paio di questi fotogrammi. Questi che vedete adesso sono meno significativi perché era quando era ancora in modalità altitudine e in quella modalità non ci aveva il ritorno a casa. Comunque non gli stavo dando comandi, per cui era in quella posizione. Poi dopo ha beccato l'RTH. E io vedevo che nell'RTH, però si vede malissimo, vi faccio vedere qua un fotogramma rovinatissimo, puntava da lì verso qui. Per cui la direzione è questa che ha avuto. Oddio, potrebbe aver beccato anche quell'albero lì, ora che ci penso. Però questo è molto più alto, perché è più su qua. No. O ha beccato questo o niente. È che qui... Aspettate, c'ho un altro strumento dei miei per fare sta cosa. Anzi, facciamo un attimo di pausa perché lo devo mettere operativo. A tra poco, tra un attimo. Allora, stavo per usare la telecamera wifi con il coso per andare un po' in alto sia negli alberi sia per guardare lì. Non si collega in nessun modo. Sono quelle cose che mi fanno incazzare come le bestie. Ha sempre funzionato, funziona sempre tranne quando lo uso. Allora non funziona spesso, però non funziona spesso in questo modo. Sì, ma beh, a casa avevo provato, funzionava, no? Avevo fatto tutto un restyling. Tutto il restyling l'ho fatto. Fammi vedere se c'è sto coso azzurro che lampeggia. Dov'è? Sì, dai che c'è il coso azzurro. Lo vedo la luce blu. Solo che dovrebbe trasmettere a questo. Ma sì, dai, stupido io. Dovevo controllare attrezzature. Prima di una missione si controlla tutto. Non è che ti puoi fidare perché l'ultima volta funzionava. Cioè, sono poco professionistico, ma... Qual era l'applicazione? Non me lo ricordo più. Aspetta che guardo. Forse questo. JI UFO. Oh, grazie a Dio. Adesso registro pure. Sta registrando, da cosa si capisce? Da una luce insignificante. Sta registrando o no? Aspetta, registriamo di nuovo.
non dai nessun merdosissimo segnale. Ecco, adesso si registra. J.I.U.F.O., devo ricordarmi, e cancellare le altre, non mi servono niente, tanto non uso più la telecamera wifi tranne questa. J.I.U.F.O. Niente, adesso si fa così, no? Per avere una visione più comoda. Perché lui dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qui il mio drone, oppure qui, oppure qui. È un drone nero, a forma di Andreotti, tutto nero con la gobba. Ma voi l'avete già visto, lo conoscete. Poi dopo magari me lo guardo a casa il video, perché adesso non capisco un cazzo, no? E anche se ci fosse non lo vedrei. Però dopo magari me lo guardo meglio. Guardiamo anche da questa. Desbieco. Desbieco. Desbieco da questa. Perché potrebbe sbagliato di qualche metro, il mio calcolo perfettissimo. Ecco, poi altri posti dove controllare. Sull'albero, però questo è abbastanza alto. Vabbè, dai, questo è assurdo farlo così. No, questi li devo scuotere. Li devo scuotere molto. Qua ci sono un sacco di afidi che stanno nidificando. Che maleaglio! Giustamente, persone così socievoli, spine e ortiche ci mettono intorno. Non basta lo spiro spinato e minato uomo. Niente, niente, non è che rinunci, non sono un tipo che rinuncia, figuriamoci. Questa è una pausa di riflessione. Come diceva quello lì della Caporetto. Oh, perfetto, abbiamo fatto questa registrazione piuttosto significativa, voi capite. Sì, per adesso un attimo, dai, metto a posto sto J.I. UFO, che è assurdo che lo tengo lontano da quelli giusti. Va bene, ok. Mi sono urticato a morte. Comunque ha funzionato tutto abbastanza bene. La traiettoria è questa, cioè io ho ragione, se poi dopo il drone non conosce la fisica, la geometria, fa roba alla cazzo, non è colpa mia. Comunque no, è giusto non trovarlo, ne ho ordinato un altro. Fra l'altro una cosa sorprendentissima e molto bella, no? Che dopo tanta sfortuna a volte succede, no? Che prima c'era sfortuna e poi vengono le robe belle, che oltre al fatto che costi 160 euro, cioè precipitato nel prezzo in un colpo solo, mi dicono che me lo mandano in 5-8 giorni. Cioè circa una settimana, una volta ci metteva un mese. Poi ho scoperto che praticamente Banggood, visto che vende un sacco di robe in Europa, ha costruito delle filiali in Europa. Me lo mandano con la filiale, non so se tedesca o olandese, per cui, capito, è un tragitto breve, no? Per cui fantastico, fantastico, assolutamente fantastico. Mi ritornerà ben presto un super moschito, per cui non mi importa niente di non trovare questo. Comunque vi ho fatto vedere quei calcoli delle mappe, dove è andato, che tragitto ha fatto e dove è andato a sbattere. Poi vabbè, questo non ha portato nessun risultato pratico, ma andatelo a dire a quelli che studiano la teoria quantistica. Cioè, ci fai qualcosa con la teoria quantistica? Costruisci tostapane o il forno a microonde con la teoria quantistica? Sai il cazzo. Però ci piace fare ragionamenti di complessità. E anche a me piace molto fare ragionamenti complessi e del tutto inutili come risultati. E vabbè, è andata così. Comunque, dato che siamo qua, una scrollatina, hai visto mai che viene giù la manna dal cielo? Probabilmente erano giù bagarospi di tutti i tipi. Queste qua ovviamente immagino che c'erano le spine, fammi vedere, questo se è un alberello da niente. Se è un alberello da niente, beh, io te scuoto lo stesso. Me la sono presa molto con te perché sei piccolo. Questo qua è più difficile a scuotere, ma scuoto pure te, perché qui non voglio discriminare nessuno. Aio, basta! Ma che tipo di spine? Guarda, sono le spine a uncino, le più terrificanti. Sono sottilissime, ma c'hanno proprio la forma, come dire, vedete? Denti di vipera. Qui scuotere questo, se fossi più in alto sì, ma qua non riesco a agganciarlo. Non riesco a agganciarlo. Cioè, capito, qua è la base. È difficile scuotere alla base. Mi arrampico su. E giù spine! Vieni giù drone, siete molto soddisfatti di me?
e delle mie tecniche per il recupero dei droni. Andiamo avanti da qua. Aia. Anche qui un bel posto per vedere se sbircia. Dunque, lui andava giù di là, attraversato qui e po'. Dio, direi potrebbe essere capitato anche qui, ma qui mi ha fregato subito in caso. No, no, qua è molto più alto. Ecco, e il cane abbaia. Il cane ha sentito che qualcuno sta cercando di violare la proprietà privata. Probabilmente lo nutrono a cacaina, perché io sempre iperteso. No, anche cocaina, anfetamine, cose anfetaminiche che fanno incazzare molto. Basta che non ci sia un buco nella rete, che non mi sbuchi fuori il cane adesso qua. Comunque no, abbiamo capito. Il drone sarebbe finito qui in pratica. Solo che riuscire a prenderlo è difficile. Perfetto, sono soddisfatto della mia realizzazione tecnica del mio piano. Sono stato abbastanza bravo. Qua c'ho anche altre labbra da scuotere in teoria, però. Qua in cespico. Sono questi stanno in piedi per miracolo. È come far traballare un grande invaglio da guerra, mi sento un po' cattiva, fa così. Ci sono droni qua, sono piccolissimi. Qua, oi! Qua lo vedrei comunque il drone. Perfetto. Abbiamo così raggiunto la conclusione. Oh, che il drone si è perso. Ed è introvabile. Probabilmente è caduto all'interno della villa e ovviamente, visto che loro odiano terrificantemente che qualcuno sia vicino alla villa o sappia solo che esiste la strada vicino alla villa, lo hanno disintegrato con le bombe atomiche, una reazione moderata e ragionevole dal loro punto di vista. Per cui no, vabbè, tra circa una settimana dovrebbe arrivare il drone nuovo che viene da Banggood, è super bello. A questo proposito, visto che adesso metto via le robe e ci si incammina, molti mi hanno consegnato altri droni, no? Perché avete avuto una brutta impressione da moschito. Io lo capisco questo. Mi hanno dato uno taroccato, che non si fermano i motori, che si ribalta sempre, che non funziona la telecamera, che a volte impazzisce il GPS. È logico che non è una buona recensione, ma il punto è che mi hanno dato taroccato. Io prima di comprare sto moschito ho guardato le caratteristiche tecniche. Ho anche letto centinaia di recensioni, giuro, centinaia. Il 99% sono strapositive, dicono che il drone è meraviglioso, è preciso, perfetto, torna sempre a casa, non c'è nessun problema. A me è capitato l'1%, ho capito, quello taroccato. Adesso ne compro uno che invece funzionerà bene. È un drone che è carino perché è piccolo da portare in giro, c'è il GPS, arriva fino a 700 metri quando non ci sono ostacoli di nessun tipo. No, sarebbe bello, però bisogna vedere che funzioni davvero. Ah, c'è una farfallina amica, sono venuto qui per niente. Avrei dovuto avere ste idee prima che venisse la pioggia e mi ammazzasse il drone, il locator. Comunque no, vi stavo dicendo che io farò questa modifica del locator, no? Che l'ho già fatta col Desire, anche se pure lì devo perfezionarla un po'. La modifica è questa, si mette una piccola batteria ricaricabile che non pesi troppo, interna, si collega alle saldature e tutto, si lascia fuori un connettore GST femmina per poter verificare col test la carica e caricarlo senza smontare ogni volta il drone. C'è una cosa autonoma, giustamente, no? Una batteria solo per il locator che consuma poco, può andare avanti mesi e mesi, ma la modifica più intelligente che posso fare è anche quella di impermeabilizzarlo completamente. Ci metto intorno quella gomma usata in idraulica per le piccole perdite, gommosa che si autosalda, in modo che sia tutto avvolto nella gomma, praticamente. Per cui potrebbe piovere anche fino in fondo alla piscina e teoricamente funzionerebbe anche se con l'acqua le onde radio non arrivano, ma insomma non mi fida proprio nella piscina. Anche perché io qua non ci vengo più a fare guai ai droni, no? In un posto così fanatico. Vi garantisco che se per caso, e non spero che non capiti mai quel caso, dovesse succedere che mi capita di nuovo, che mi casca di nuovo il drone in un giardino di qualche persona, insomma, è ovvio che io suono il campanello e entro a chiedere subito proprio. Ma questa, cioè, queste non sono cose normali proprio. Ma comunque sia, sono molto molto preoccupate che nessuno si avvicina alla loro casa, nemmeno alle loro strade. Per cui no, non è il tipo di persona a cui si va lì tranquillamente a chiedere che ti diano il drone. Negli altri casi, con persone un po' più, così diciamo, socievoli, sicuramente lo farò e lo recupererò. Ma adesso siamo in modalità di attesa del nuovo moschito, che se dicono la verità, e Banggood di solito dice sempre la verità, sono molto bravi, dovrebbe arrivare fra solo una settimana. Però qui devo strisciare come un serpe perché c'ho
lo sgabellino che viene fuori dallo zaino e mi si artiglia lì. È un po' brutto sto posto però. E che cazzo. Perché non è molto alto, però ci si fa male, insomma, se si casca giù in malo modo. Oh. Ok, mi sono portato un po' di foglie a casa, per ricordo. Vabbè, non ho trovato un cazzo niente, ma insomma abbiamo capito, no? Praticamente sappiamo già tutto di questo drone. No, la cosa più probabile è che, visto che faceva un rumore pazzesco, che è l'unico difetto vero e proprio che ha questo modello, cioè il mio specifico oggetto era incasinatissimo. Ma ui, che bestia sei? Che bestia sei? Sei uno scarafaggio delle panchine. Oh, tipico scarafaggio delle panchine. È come un documento di Discovery Channel un mio video. Comunque dai, sono un po' più contento. Vabbè, non l'ho trovato, sarebbe stato carino che la mia logica sopraffina avesse un effetto utile, ma è come la teoria quantistica, non serve un cazzo. Comunque dicevo, sono contento che il drone si è riabbassato di prezzo, che me lo mandano pure in fretta, che è un miracolo questo. Qua tutte le bestie del mondo, mi porto dietro tutte le volte. Il ragnetto strano, li ho beccati tutti dalle piante, immagino. Vabbè, vai dentro a nidificare che ti ammazzo dopo con calma, dai. A caso c'ho la schiuma, te sciolgo. Poi gli occhiali, adesso dovrei incrociare le dita per dire queste cose, ma ho già fatto un esperimento, no, con gli occhiali. Mi sono fatto un giretto da solo perché non voglio annoiarvi, sto mettendo un sacco di video ultimamente, quindi vi stresso troppo. Mi sono fatto un giretto così per provare gli occhiali con la modifica. E mi sembrava che si vedesse bene così, e soprattutto sono durate 2 ore e 20, mi sembra 2 ore e 30, con una sola batteria. Adesso ho ordinato altre 2 batterie. Arriverò a 9 ore, un'altra microcard, ho tutte le batterie e tutto il video per fare trasferte di un'intera giornata in pratica, no? Parto di mattina, torno di sera e ogni istante è ripreso in alta definizione. Per cui sì, sono molto contento di questa soluzione, che dovevo pensarci prima in effetti, no? Le uova di Colombo sono fatte così. A me piace tanto fare uova di Colombo, però non considerino perché sente male. Voglio dire, avere idee di uova di Colombo, e alcune ne ho avute, la mia vita è tutto un uovo di Colombo. Però questa qua degli occhiali non ci avevo pensato, mi è venuto in mente solo dopo che si sono rotte queste batterie che c'avevo prima. Madonna, moscerini! Pazzesco! Non so se riuscite a vederli. Sono tutto un mugolo. Questi qui mangiano le mammelle delle mucche. Ma io non sono una mucca. Ehi! Cazzo, c'era pure la cenere lampo abbassata. No, perché non è la stessa cosa, però sapete, le mammelle delle mucche hanno un aspetto un po' strano a volte. Non vorrei che si sbagliassero e mi mangiano i pini. Oh, santo cielo. Mattia, oggi è una bella giornata. C'è il sole, è vero, però non fa caldissimo. È un clima ideale, per me sarebbe, ci farei la firma che fosse sempre così. Però i moscerini sono troppi. Una quantità di moscerini spaventosa. Comunque, tra le tante cose, dai che adesso ci riavviamo, andiamo verso casa, tra le tante cose che ho scoperto, perché è vero che si sbaglia e si impara, no? Si deve imparare dopo gli errori, sennò che cazzo sbaglia a fare? Da questa esperienza ho scoperto che, prima di fare volandrone, non controllare soltanto se ci sono i fiumi e i laghi, controlla anche che non ci siano zone blindatissime, pazzamente protette, perché è pericoloso. Secondo, che dovevo accendere i goggles e registrare il video che mi mandava il drone. Sarebbe stato oro, sapete perché oro? Perché ok, a un certo punto poi smette di mandarlo perché non becca più segnale, ma avrei potuto vedere gli ultimi fotogrammi del punto che inquadrare, quindi la direzione, e vedere se c'erano zone alte vicino, cioè avrei avuto un sacco di informazioni utili per capire dove poteva essere andato, e andare lì è colpo sicuro, a parte il fatto che qua non si può andarci, né a colpo sicuro né insicuro. Quindi no, anche questa è una cosa da ricordarmi, anche se non intendo usare i gaggers, visto che è l'unico modo che ho per registrare il video mandato, trasmesso, io sempre attivo i gaggers e non me li metto neanche in testa, li metto lì così, però intanto beccano il segnale, così poi avrò il video, se proprio dovessi perdere, di cosa stava facendo, dove stava andando, la telemetria, che altezza era, sarebbe stato molto utile, per cui ho imparato tante cose.
al prossimo moschito che mi arriva ci farò la modifica dell'occhietto, ovviamente, però questa volta batteria autonoma tutta sua e super gommata, in modo da resistere all'acqua anche se venissero le piogge monsoniche come l'altra volta. Chi si corregge? Si correggono gli errori, oh, e poi non si sbaglia più e si è molto contenti. Adesso devo fare tutta la scarpinata, che non è il massimo, quella è più alta, sì. Vabbè, abbiate pazienza, dai, visto che veni su tutte le volte è una tragedia, una vera tragedia per me, perché è una strada lunghissima, guardate che strada che faccio io. Cerco di massimizzare le volte che vengo qui, no? Come si fa a massimizzarle? Che fai tutto quello che ti serve mentre ci sei qui invece di tornare tutte le volte. Adesso non c'è nessuna possibilità, insomma, dai, però... Io adesso occhio nudo, non è che vedo il drone, anche perché è nero sul nero. Vedete se l'avessi colorato di rosso. Il rosso risplende in un modo pazzesco. Anche quella è un'idea, colorare in qualche modo di rosso il moschito. Non dico tutto, che sarebbe un po' pacchiano. Qualcosa di rosso. Un bel pezzettino, però. Adesso faccio un ingrandimento con la videocamera ingrandita e ovviamente non ci capisco niente di quello che sto vedendo. Poi a casa me lo guardo bene, fotogramma per fotogramma, e magari vedo qualcosa che sembra un moschito incastrato negli alberi. Oppure, altra cosa possibile, si aspetta l'autunno e oltre a cadere le foglie non riesco neanche a centrarlo, sono stato rincoglionito, non riesco neanche a centrarlo. Oltre a cadere le foglie cascano i moschiti. Vabbè, insomma, è un tentativo patetico, veramente patetico. Abbiamo fatto anche questo tentativo patetico. Questo sono portato via asciugamano. Ah no, non è asciugamano, è una t-shirt. Sono andati a mangiare questi, mi sa. Adesso, come sempre, scelgo la linea. E vado giù, per cui dai. Come sempre il moschito non l'ho trovato, perché può darsi che sia andato a sbattere sulla casa nera o su qualche cosa e gli è caduto proprio in casa, e una volta che viene perso entra in modalità bip 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 per un'ora, figurati se non ha sentito o visto. Ah, non importa, no, veramente non importa più quel drone. È capitato nelle mani delle persone che odiano di più essere spiate dai droni del mondo, per cui non è salutare andare lì. Quello è scassone, non lo voglio più. Adesso invece mi arriverà il super drone. Aglio, basta! Dove sono queste spine? Mi pungono nelle spine. Mi prendi in giro. Ah, ce le hai le spine. Ce le hai le spine qua. Bastarda. Vabbè. Ci sono i cani, sono arrivati i cani. Gli sbranatori dei cani. Questa è anche la scaletta, per cui è più facile. Qui è un po' meno facile. Oh, questa anche questa però. Pausa di riflessione. Sono tutto sudato. Una pausa e tra poco terminiamo il video. A tra poco. C'è uno che va su con un furgone e che mi ha guardato male, perché ho pensato, questi qua sono così preoccupati solo perché ha suonato il campanello, che hanno chiamato la polizia, carabinieri, guardia di finanza, hanno liberato il cane, perché prima il cane non lo si sentiva abbaiare quando mi avvicinavo alla rete. Questa volta invece, vabbè, non mentre avvicino alla rete, ma prima si sentiva che l'hanno aizzato molto, no? Con carne a sangue, come dire, se entra questa persona che ha suonato sbranala subito, no? Non capisco che ci va a fare uno col furgone lì. Boh. Ci sono quelli che si esercita col footing, quelli con la bici, questo forse eserciterà, io ne so, la frizione, poi viene giù un folle, fa cose strane. Va bene, no, niente, adesso tra poco ve lascio del tutto. Guarda che roba, lì ci sarebbero delle scalette per andare nella zona vietata, ma vabbè, io non ci vado lì. Allora, niente, insomma, adesso vi lascio, mi scuso anche per aver fatto una quantità spropositata di video, perché io i video in realtà li avevo fatti uno dietro l'altro, no? Però non avevo il tempo di fare il montaggio video e tutto, per cui intanto li facevo lì, e poi dopo diversi giorni, quando avevo quasi finito,
cioè adesso è il 6 settembre, no? E solo questo qui probabilmente lo vedrete domani 7, quindi abbastanza vicino. Gli altri invece ve li ho fatti vedere diversi giorni dopo, per cui insomma ve li ho fatti vedere troppi di file, poi vi annoiate, vi nauseate, no? Perché troppo è troppo. Now dicono gli inglesi, loro dicono abbastanza, vabbè, insomma, troppo, no, non abbastanza, troppo. Per cui adesso starò un po' calmo, così aspetto che arrivi un nuovo drone, eccetera. Comunque dai, considerando tutto, sono soddisfatto. Adesso riceverò il drone bello, quello senza errori, vedrete che se non è taroccato di suo, le caratteristiche del moschito non sono niente male. Ho degli occhiali che sono la fine del mondo, che possono durare ore e ore e ore all'infinito, e anche quello è bello, perché poi dopo voglio andare alla Lumetal, no? In questo enorme quartiere abbandonato, industriale, dove facciamo alluminio. Però bisogna di avere una bella scorta di registrazione video e un drone che funzioni bene, affidabile. Per cui quando arriva il drone bello facciamo qualche prova per vedere che vada veramente bene e poi via, si va, si parte e si fa una super esplorazione. Oh. Adesso qua ho messo la bici, per questa volta l'ho messa qua vicino invece di metterla all'ingresso del parco, perché poi succedeva che venivo giù da lì tutto stanco, no? E dovevo farmi ancora una scarpinata fino alla bici. È vero che c'è il rischio che me la smerdino, però dai, non ho visto il branco di ragazzotti e speriamo che non me la smerdata stavolta, insomma non ci sono, non li ho visti. Qui è molto più buio sotto il bosco. Ah, sento cielo. Comunque vabbè, adesso qua è tutto finito ovviamente, no? Per il moschito vecchio è tutto finito, c'è una coperta, però darò un'occhiata alle immagini che ho preso della videocamera con lo zoom nella chioma dell'albero e vabbè insomma anche della telecamera wifi, quella attaccata al palo, no? Sembra assurdo, ma visto che quando io sono fuori di casa non capisco niente, non vedo niente, sono un imbecillito, può darsi che magari ci fosse stato inquadrato, io non l'ho visto, ma mi sembra poco probabile. Oh, ecco, c'ho quella bici, l'altra volta me l'avevano messa qui la cacca, qui e anche sul lucchetto, che però è un lucchetto diverso, io non mi ero accorto, ho fatto così, vabbè, se sta, dai, non devo concludere sempre in questi particolari raccapriccianti. Oh, va bene, adesso metterò questo video così e poi forse per qualche giorno vi lascio in pace, vi lascio belli tranquilli. E ci rivediamo quando arriva il nuovo moschito, o forse per provare il Desiree, perché ho fatto sta modifica al locator, che vabbè non è che sia molto da provare sta modifica, però almeno vedere, capito, che non disturbi le altre cose, perché ci ho messo dentro in più una batteria che per quanto fosse piccola era comunque un oggetto in più all'interno di un drone pieno di sensori, per cui teoricamente c'è sempre la possibilità che crei qualche casino. Magari. Per cui faremo magari una prova col Desiree, vediamo dai, con calma, senza fretta. Intanto vi saluto e vi ringrazio per i pazientissimi che mi hanno seguito anche in questi video vortiginosi, e tutti uguali in apparenza, sempre cerca moschito. E speriamo che nei prossimi video insomma siano un po' più variati, variosi. Vi ringrazio, vi saluto, alla prossima.